la prima volta che vengo. Non ci ho mai più venuto, mi è piaciuto tanto e sono bastante contento. Qualche malattia particolare, uno si prega San Bartolomeo che c'ha quel coltello, spero che qualcuno che sta male l'aiuterà. Nove interventi, ulcere e appendicite, la colicista, la mammella, possiamo mai aiutare. È questo il momento celebrativo più festoso che coinvolge tutta la popolazione in un'allegria che si caratterizza soprattutto per il gran consumo di beni alimentari, vino e porchetta in particolare. Il ritorno di San Bartolomeo nella sua solitaria impervia dimora rupestre, dove trascorrerà il lungo inverno della Maiella, avviene in tono dimesso, senza grandi manifestazioni, il lunedì successivo alla prima domenica di settembre, quando l'estate volge ormai al termine. Ma ciò che è stupefacente in questo culto è la grande creatività popolare di riti religiosi, usanze, leggende, persino periodi di ferie intorno ai santi, questi personaggi del cristianesimo che forse il popolo sa essere i suoi veri amici e protettori nei nostri giorni più che mai. Il culto di Sant'Egidio, abate benedettino vissuto tra il VI e il VII secolo e venerato come protettore dei lebbrosi e degli ammalati di febbre intermittenti, è abbastanza diffuso in Abruzzo, soprattutto per la presenza di numerosi centri benedettini nel Medioevo. A Lanciano, sin dal X secolo, nelle zone dove si svolgevano anticamente le fiere, le nundine romane, proprio sui ruderi della casa delle Pitonesse, sacerdotesse di Apollo, fu edificata a devozione del santo benedettino una chiesetta funzionante fino all'ultima guerra. Distrutta nel corso di questa, non è stata più ricostruita, ma ne sono ancora visibili i resti. In una contrada sotto le mura medievali c'è una chiesetta dedicata al santo. È rimasta comunque intatta la tradizione della festa del santo, che si celebra il 1 settembre con la festa dei giocattoli che si svolge la sera prima ed una serie di usanze di notevole interesse folcloristico per Lanciano e il suo circondario. Centinaia di bancarelle vendono giocattoli e oggetti di artigianato, tra cui numerosi e caratteristici quelli di terracotta con le famose campanelle, le quali pure sono da ricollegare a quelle che i lebbrosi tenevano sul bastone per preannunciare il loro arrivo. Thank you.
I vasai di Lanciano conservano ancora un ruolo preminente in questa sagra antichissima. Ecco la dichiarazione dell'ultimo rappresentante della famiglia di vasai, Taddeo. Ascoltiamo prima l'anziano Mauro e poi il figlio Dario che continua l'attività. Si fa questa festa perché lo sposo compra la campanella per darla alla sposa, perché prima quello c'era, era il più grande amore, si comprava la campanella. Poi dopo la campanella c'era la cesta, anche la cesta, e c'era il carrettello dei pregnami a mano. Quello è lo yo-yo, è finito, queste quattro cose c'erano, e non c'era più niente. Poi è diventato un mercato, un arsenale, tutte le cose. E la mattina poi spandavamo proprio alla chiesa, proprio sotto la chiesa, si è deciso proprio dalle 5 della mattina fino all'una, l'ultima messa. Questo è scomparso 40 anni fa, è scomparso. La mattina alle 5 là, tutte le contadine che andavano alla messa, comprava la campanella. Quello solo per la campanella sulla cena. È una cosa che è bellissima, insomma. Nel Balangiano eravamo 500, durante la guerra 500. Poi è cominciato lo sviluppo, le cose. Gli operai non hanno rinnovato più niente. Tanti ci ritroviamo ancora perché io sono quattro figli, ho rinnovato tutti e quattro. Ho rinnovato, se no sarebbe distrutto. E sono tante luci, se no sarebbe distrutto completamente. E perché oggi sono tutti bravi, i ragazzi sono tutti avvocati, hanno fatto tutti studiati. Sono in un altro, non lo so, sono i genitori. Se i ragazzi non si vede se studiano, a fare un mestiere, perché sta scomparendo tutto. Sta scomparendo. Perlomeno a me. Date 30 anni che lui è sicuro, pare che il figlio, mio nipote, pare che me si vede subito perché ce l'ha nel sangue, quello là però ce l'ha nel sangue, ce l'ha e speriamo che continui perché va bene, questo è tutto. Naturalmente già dall'inverno, quando c'è un pochettino meno lavoro da fare, iniziamo a preparare queste campane, che così le mettiamo così in disparte nelle scatole, una volta che le cuociamo e sono quindi grezze. Poi quando si avvicinano gli ultimi giorni, l'ultimo mese, le iniziamo a smaltare e quindi a decorare e a cuocere. E poi diciamo che proprio nell'ultima settimana si procede alla lavorazione che aiutano tutti in famiglia dell'attaccare i battocchi alle campane, tutte queste cosette qua, e metterle nelle scatole di nuovo, insomma. Che cosa preparate per la festa, non solo le campane? No, tutti gli articoli tradizionali veramente che preparavano insomma i miei anche bisnonni addirittura, perché faccio questo mestiere da generazioni, e quindi le campane prevalentemente, e poi anche giocattoli sempre di terracotta o ceramica, e quindi magari giocattoli che sono della serie cucina, mignolo da cucina, o magari quelli tradizionali come conchi abruzzesi, caraffette, cestini, anche cestini, queste cose qua. Sono in diverse le forme, insomma, sono tante. E quindi i vostri nonni facevano maggiormente giocattoli e campane? Sì, loro facevano lo stesso, anche oggetti d'uso che facciamo ancora adesso, e quindi tegami da cucina proprio per uso così alimentare, altre cose, giarre, trufoli, diversi oggetti. Adesso li continuiamo a fare nello stesso modo di prima, magari soltanto con qualche macchinario più moderno, elettrico, però per il resto, tutto il resto... Resta che è tutto sempre manuale, insomma, sempre.
Quindi è cambiato poco rispetto a come lavoravano i vostri nonni a oggi? Ah beh, certamente è cambiato, perché prima era più, senz'altro più duro questo lavoro, andavano a prendere l'argilla loro locale qua vicino, che c'era, e quindi la raffinavano loro stesso con le mani, era veramente senz'altro più pesante, il tornio era a pedale, adesso magari è elettrico, però per il resto le mani hanno la loro parte più grossa anche adesso, insomma. Quindi fate ancora i giocattoli anche oggi come si facevano una volta, ma cosa pensate dell'avvento della tecnologia nel campo dei giocattoli? L'avvento della tecnologia senz'altro, magari se c'è ci deve stare, non so, fa parte di tutto il progresso che si fa nel tempo, però io penso di continuare a proporre sempre questi giocattoli, diciamo, che di una volta, perché penso che sia sempre una cosa più forse più bella, quella più semplice, più bella. E la gente che viene alla festa di Sant'Egidio li compra, li apprezza, li cerca? Sì, senz'altro tanto, anzi ogni anno continuano sempre, mi vedo tanti visi magari che sono i soliti, tanti visi nuovi, e magari i soliti, penso, magari avranno nelle case 40-50 campane, puntualmente vengono sempre fedeli, così sia a me che agli altri naturalmente, a ricomprare queste campane, perché sono legati tanto a questa tradizione, sia il pubblico lancianese che anche i turisti che frequentano Lanciano da tempo e magari sanno che esiste questa tradizione della campana e li vengono a comprare come i lancianesi stessi. Senza. E i bambini chiedono i giocattoli di terracotta? Sì, i bambini sì, sono ancora così curiosi di vederli e di comprarli questi giocattoli, con tutta l'evoluzione certa che c'è stata, però si avvicinano, è sempre ancora una cosa calorosa che continuano a comprare, vedo, cioè, sono ancora interessati praticamente. Perché si compra la campana di Sant'Egidio? Ma la campana è praticamente, questa è una tradizione appunto molto vecchia, che si scambia in senso, in segno di amore, di amicizia tra le coppie, anche tra amici, quindi per questo è il significato di un gesto così di amore, di bene, di affetto, e quindi continuano a cambiarselo ancora oggi. Abbiamo raccolto alcune testimonianze durante la sagra fra le bancarelle. Ma io penso che in questo momento ancora più di prima, perché questa società dei consumi ci sta abituando a dimenticare queste cose, invece no, queste cose sono importanti, le tradizioni devono essere sempre tenute in considerazione. La campanella per un lancianese è una tradizione forte, per cui ogni anno noi acquistiamo la campanella per le fidanzate, per le mogli e per i bambini. Sì, ogni anno io vedo sempre di più, sempre. Vengono, si prendono le campane, si vengono a fare delle piccole passeggiate, per vedere un po' anche. E non comprano solo campane, ma anche gli attrezzi da cucina in terracotta? Sì, anche quelle, anzi quelle pure moltissime. Ci tengono ancora a cucinare sui tegami di terracotta. Tradizione c'è stata sempre e ci deve essere. E allora se tutto si toglie la tradizione, che facciamo? Chi resta? Io non la conosco da molto, perché sono 2 anni che vivo qua, però pare di sì, pare che credono in molti in questa tradizione, quindi benvenga. Conosco questa tradizione, ho anch'io le campagne a casa e quest'anno aggiungerò un'altra. Noi siamo forestieri, però ci piace, ne abbiamo parecchie di queste campagne. Da dove viene? Da Vasto, San Salvo, molto bella. Adesso abbiamo l'imbarazzo della scelta, perché ne abbiamo da parecchi anni. Adesso ci facciamo un giro e poi torniamo giù e compriamo.
ci credo ancora. E ogni anno compra una campana? Certo, ai miei nipotini. Prima i miei figli e mo' ai nipotini. E che? Lo compro volentieri. Io vengo da Torin di Sangro. Ed è qui per comprare la campana? Sì, giusto il nome della nipote che c'ho, Alessandra, e compro la campana con la gamba. Beh, io non sono lancianese, però mi è stata raccontata questa tradizione che è veramente simpatica e accattivante, dunque per me ormai è diventato un rito partecipare a questa festa, così vivace anche. Ma perché comunque, data l'occasione, prima di tutto non facilmente si trovano il legno, poi secondo me sono più divertenti, è anche un ritorno al passato, insomma. Quindi anche un rispetto per le tradizioni? Quello sicuramente, non c'è Sant'Egidio che non si compri un giocattolo da un bimbo, o la campana, ma comunque i bimbi, insomma, sono i principali protagonisti. Certo, la nostra epoca non lascia molto spazio a questa attività. L'artigianato è in declino ormai da tempo, ma i torni dei vasai di Lanciano girano ancora nelle loro botteghe, dove pare che il tempo si sia fermato. Lungo la via dei Bastioni, a Porta San Biagio e presso il Ponte della Madonna, esistevano i laboratori di questi artigiani della terracotta, ora trasferiti in locali più moderni. La creta umida sotto i nostri occhi si trasforma nelle 100 forme tradizionali degli orci, dei vasi, dei tegami, delle campanelle e dei giocattoli, mentre lunghe file di vasi non vengono più asciugate al sole, ma nei forni. Un'altra usanza legata a questa ricorrenza era lo scambio di doni tra fidanzati. Il fidanzato comprava alla sposa un cestino ricolmo di fiori e frutta e vari oggettini di terracotta che riproducono, in formato ridotto, il ricco campionario dei vasai, ricevendo in cambio una campanella. Naturalmente la ricorrenza è anche l'occasione, come avviene per il 24 giugno, festa di San Giovanni, in altre località abruzzesi, per rinsaldare i vincoli del comparatico e dell'amicizia con i doni che questo caratteristico mercato può offrire a tutti. La festa di Sant'Egidio, che oggi interessa soprattutto i bambini per la sagra dei giocattoli, rappresenta oltretutto un parziale ricordo delle famose fiere di Lanciano, di cui sopravvive, in proporzioni ridotte, la tradizione dell'artigianato e con un certo spicco quella dei vasai.